Va tutti a Validi del Web, oggi andiamo a provare il gelato di Bolsena che mi hanno consigliato con questo bel posto. Mo' vediamo se il gelato è buono. Se il gelato è una merda, visto che mi avete consigliato voi, ve vanno a fanculo, eh. Andiamo a vedere, va. Pare che a me mi hanno consigliato sto posto che sta in mezzo al lago. L'altra volta che avevamo preso da quell'altra parte, poteva pure andare. Ma questo di che ne è speciale, speciale, vediamo un po'. Anzi, oggi c'è pure poca gente, di solito è pieno. Questi sono i gusti. Si lasciano dare la notizia che 3,50 è una calcola. Cazzo ce fa, mo. Amo via lui due e basta, mi sa. Più un cazzo io. Vipera, ma che è? Il gusto di Master Wallace. È gusto mio. È tuo, mortacci tua. Raga, comunque da quel posto siamo andati via perché il gelato sarà stato sicuramente buono. Ma 3,50 euro abbiamo visto una signora. Ha preso due palle che erano così, quante palle di Master Wallace. Dai, camminiamo, camminiamo. Quindi, siccome alla donna profetica gli piace anche il gusto cioccolato extra fondente, lo andiamo a prendere dove l'ho preso già l'altra volta io, che sta lì in fondo, non so come si chiama. E si gelatai comunque se ne approfittano, che te pesano pure il gelato, una volta mi hanno pure pesato. Poi vediamo qui a Bolsena, quel posto, se la donna profetica approve, se approva. Se non approva, ha detto che mi cacciate casa. Intanto inquadriamo l'eleganza della donna profetica, la sua camminata soave. Ma che sta, ma ciao Darwin, no? Ha sfilata da donna profetica, guardate che bei posti qua, guardate che ville, mortacci loro. Tiè, poi che cazzo di villa, mi sa che me c'è un buco dentro, amo. Namo, te compro sta villa. Ragazzi, dove andremo a provarlo? Er gelato al blu bar gelateria. Aspetto fuori, mi sa che era una minaccia. Ma già devo prendere la 5, sì. Proprio che c'entrano un po' dei gusti. Nutella ce l'hai, no? Ok, allora prendo Nutella. La nocciola che ho preso l'altra volta mi è piaciuto. Ah, prendere il tiramisù. Il fondente pure. Sì. Allora, assaggiamolo, che la mia donna profetica gli è piaciuto. Ho preso la Nutella. La panna, già lo sapeva. Nutella, panna, cioccolato fondente. Allora, il pistacchio non l'ho preso. La nocciola perché mi è piaciuta l'altra volta. La nocciola è buonissima. Questo è lo sgarietto profetico. Ho calcolato 4 gusti. Però io preferisco la coppetta perché col cono ti ingannano, capito? Ti danno il cono e te lo danno vuoto. A me pure quella mi piace di più la nocciola. Nocciola e Nutella. Quelli più ignoranti. Non ce la faccio più la frutta, infatti nei gelati non ho mai preso la frutta. Che sembra che mi mangia una granita. Massimo il cocco ci volevo mettere. Allora, ora vedo il giudizio di qua gelateria. Per quanto riguarda i gusti, diciamo che la nocciola mi è piaciuta perché ho preso pure l'altra volta. Il cioccolato pure, però il tiramisù manco ho sentito. Infatti quando stavo a giudicare il gusto, manco mi ricordavo che cazzo avevo preso. Il tiramisù non si è sentito per niente. Inizialmente si era bello compatto, dopo 2 minuti si è sciolto. Quindi diciamo, sì, pure la donna profetica ha lo stesso giudizio, la panna mi è piaciuta, poi per essere 5 euro ci cioè, mi ha dato una coppetta che sono entrati 4 gusti, ma era mini, c'era cioè, più grosso quello della donna profetica che il mio. Gli diamo un 6,5, gli do giusto perché mi è piaciuta la nocciola veramente tanto, però alla fine gli diamo 6,5. Ce ne stanno altre 2-3 gelaterie che ho già provato, che sta a combattono e nei prossimi format te la porto, quindi per adesso questa si merita un 6,5, che non è poco, che comunque i gusti del profeta sono prelibati.